Se oggi dovessimo dire beati i lenti, tutti mi riderebbero dietro. C'è un aforisma, un adagio tipico, in cui noi diciamo che sono quelli che camminano lenti, partono ma non arrivano mai. E invece guardate il contrario. Chi cammina, chi vive la logica della lentezza, direi lo stile della lentezza in questo mondo della, non della velocità, ma della super velocità, oggi riscopre la propria umanità. Ecco perché un'altra beatitudine delle famiglie da riscoprire è: beate le famiglie che vivono e coltivano l'arte della lentezza. Abbiamo bisogno di riscoprire questa arte della lentezza. Noi scappiamo di qui, scappiamo di là. Abbiamo sempre tante cose da fare, le nostre agende sono strapiene, oggi non ci sono più le agende, no? Quelle cartacee di prima, poche persone usano queste agende, c'è il cellulare che regola tutta la nostra vita, ahimè, ahimè. Eppure noi non siamo più padroni di noi stessi. Leggevo tempo fa che uno dei Moloch, cioè dei mostri, dei divoratori dell'uomo di oggi, sapete qual è? Il tempo. Noi siamo schiavi del tempo. Noi non abbiamo più il senso di fermarci, di pensare, di guardarci negli occhi, di pensare a noi stessi, di meditare. Qualche esperienza che va in questo senso c'è. Ci sono famiglie che oggi, per esempio, preferiscono vivere in campagna, lasciano la città, a differenza di tanti anni fa che c'è stato un movimento dalle campagne alle città. Oggi c'è un movimento dalle città alle campagne, proprio perché si inizia a sentire la necessità di una vita più umana, di una vita più a dimensione dell'uomo. Dovremmo riflettere, dice il Cardinal Mendoza, su tutto quello che noi perdiamo, su tutto ciò che viene lasciato indietro, sommerso e in sordina, su quello che smettiamo di sapere quando permettiamo all'accelerazione di condizionarci in questo modo. Quando io corro non guadagno, perdo me stesso. Perdo la bellezza della vita, perdo il senso delle relazioni, perdo la possibilità di guardare l'altro negli occhi, di capire che cosa vive, che cosa ha. Noi attraversiamo la vita ma non ce ne accorgiamo, non capiamo quello che sta avvenendo dentro di noi. Noi non siamo più capaci di ascoltare non solo noi stessi, non solo l'altro, ma la vita stessa. Facciamo un bel esperimento oggi, fermiamoci da qualche parte, 2 minuti, riflettiamo, guardiamoci attorno, sediamoci, respiriamo e torniamo a vivere la beatitudine della lentezza nelle nostre famiglie. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!